quindi consumano di meno, investono di meno, e in questo specie di circolo vizioso noi andremo a farci friggere. Nel frattempo ci sono alcuni settori di cui ci si occupa soltanto oggi, il gioco legale. Sapete che io sono fissato, nessuno parla mai del gioco legale, perché sembra che il gioco legale sia una roba che non dobbiamo vedere. 180.000 persone lavorano nel gioco legale, sono state considerate peggio di paria, cioè delle specie di pirati dell'economia italiana. Invece il gioco legale è una cosa sana, sana, avete capito? Sana, sì, lo dico. Per me il gioco legale è semplicemente una cosa che rende legale qualche cosa che altrimenti sarebbe illegale, e aver bloccato il gioco legale, che ha regole, norme, tracciamenti, possibilità di intervento, lotta alle ludopatie, questo è il gioco legale. Aver bloccato il gioco legale non solo ha distrutto il comparto del gioco legale, non solo ha tolto 5 miliardi di introiti nelle casse dello Stato, ma ha reso molto più forte il gioco illegale, e cioè il gioco gestito dalle mafie e dai camorristi e degli andranghetisti e da tutto quell'obliquo mondo che ha sempre campato di gioco d'azzardo. Noi l'abbiamo reso legale, è stata un'operazione geniale che è servita allo Stato e ha ridotto, nonostante le minchiate che racconta la propaganda dei giornali, il giornale unico contro il gioco legale, ha ridotto le ludopatie. Eppure noi oggi piangiamo perché ci siamo accorti in ritardo che il gioco legale, perché figuratevi un po' voi, se ci sono i morti possiamo aprire le sale bingo? No, questa era la logica di questi pazzi. Difatti le sale bingo le abbiamo chiuse, che erano sanificate, perfette alla luce del sole, e sono nate le sale nere bingo perché la gente continuava a fare il gioco illegale. Questa è la logica illiberale per cui non hanno letto non solo la favola delle api, ma non hanno letto neanche i basi e i principi normali della lotta al proibizionismo, che però evidentemente non gli è del tutto chiara. Nel frattempo, che altro vi voglio dire? Poi è fantastico nella politica. Vediamo qua se c'è un po' di commenti da farvi vedere. Vediamo che.